Buonasera a tutti quanti, dovremmo esserci, dovreste sentirmi correttamente, fatevi vivi in chat così anche io so che ci siete e che funziona tutto e ci salutiamo um, Questa sera abbiamo un ospite, uh, è un ospite interno anche perché uh, in un certo senso abbiamo, abbiamo finito con le puntate precedenti uh, gli ospiti marketing o comunque gli ospiti non tecnici e quindi, naturalmente, per non lasciare... Oh, ciao Alberto, bene, sono contento che si senti. E, e dicevo, quindi, eh, adesso tocca agli sviluppatori, tocca la parte tecnica. E quindi stasera avremo appunto una figura che viene dall'altra faccia della medaglia di force x la parte di, di sviluppo software. E... Per chi non lo sa, noi eh, abbiamo di fatto un po' da sempre questa, questa doppia faccia. Eh, condivido un secondo lo schermo per fare i, i saluti di Rito, le introduzioni per chi magari non ci conosce o vedrà questa introduzione su, su YouTube e poi partiamo con, con l'ospite. Eh, quindi, come dicevo, per chi non ci conosce, noi siamo un'agenzia che si occupa di, di growth hacking eh, e quindi applichiamo un metodo specifico nel marketing che si basa sulla sperimentazione veloce e l'analisi dei dati. E lo facciamo grazie a un team che è composto eh, quasi per metà, in realtà da tecnici. I nostri sviluppatori non eh, partecipano all'azienda erogando servizi della serie eh, facciamo i siti o gli e-commerce, non che ci sia nulla di male nel fare queste cose, semplicemente eh, per noi è molto più importante che chi ha queste competenze, le competenze tecniche, lavori. Eh, non in parallelo nel fare un'altra cosa, un altro servizio rispetto al marketing, ma insieme al marketing, appunto contribuendo a quello che è la, il processo di sperimentazione. Anche perché, e sarà uno dei temi di oggi, eh, è anche una delle colonne portanti di questa metodologia, no? del, del growth hacking, eh, la, la parte di crescita un po' sottintende anche questo. Prodotto e marketing sono due facce della stessa medaglia, e tante volte modificare il prodotto, porta eh, crescita in maniera m, pari o superiore rispetto al, uh, al marketing, sono due elementi fortemente sinergici e quindi anche gli sviluppatori contribuiscono. Insomma, quindi questo è un po' il tema di cui parleremo e naturalmente vi invito a pensare a domande poi tra poco quando lo farò entrare. Prima di cominciare, come dicevo, faccio i, i saluti di Rito, uh, ho delle richieste. Uh, la prima richiesta è, signori, questo canale è nato meno di un mese, di un mese fa. Abbiamo 192 iscritti. Per favore, <ride> arriviamo a 200 stasera. È, è tardi. Le ore di lavoro vero, dove facciamo le metriche, i lead, le vendite sono finite. Fateci stare bene con le metriche false, con le vanity metrics. Per favore, anche quelle. Le metriche di vanità. Così arriviamo a 200. Volemos è bene, come si dice a Roma, ci siamo quasi. Eh, su Twitch stiamo a 178, insomma, ce la faremo. Su Twitch, non so chi lo sa. Ma eh, ehm, c'è questo gioco in corso eh, che è molto importante per noi. C'è un utente che ci segue spesso eh, in chat, viene a seguire e che, che partecipa. Non sto vedendo la chat, magari sta qui, che si chiama Vecchia Volpe. Nessuno di noi in azienda ha la minima idea di chi sia questa persona. Eh, oddio, abbiamo delle idee, ma non lo sappiamo. Eh, però abbiamo fatto un accordo qualche live fa con vecchia volpe che se arriviamo a 500 follower lui si svela. È qualcuno che ci conosce, ma non sappiamo chi è. Quindi aiutateci a svelare l'identità di vecchia volpe arrivando su Twitch a 500 follower nel minor tempo possibile. Ma invece passando a cose concrete che vi interessano di più, ehm, proprio stamattina ho caricato la live di ieri, che era su un tema che sta avendo un successo allucinante, mi state scrivendo in tantissimi, l'ottimizzazione del tempo. Quindi la produttività, come fare più cose in meno tempo. Tra l'altro in questa live, si vede anche dallo screenshot, mostro una bacheca Trello e come la uso soprattutto ehm, per organizzare la settimana. Proprio la tecnica, il metodo con cui io, ma anche tante altre persone in questa azienda, perché poi quella bacheca l'ha fatta Roberto e l'ha data a tutti, eh, organizziamo la giornata, eh, questo tipo di bacheca. E proprio la bacheca Trello, il link ad averla, la copia per poterla usare, sta dentro al canale Telegram dove lasciamo tutti i contenuti e, 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 e diciamo i link, le risorse, eh, per chi ci segue un po' più da vicino. Non bisogna fare niente di speciale per avere questo link, eccetera, basta andare nella sezione di Twitch About sotto e ci sta per esempio già qui il link Go.247X, eccetera, è lo stesso che vedete eh, lì, è difficilissimo per me, tipo, tipo lì, sì, eh, nell'angoletto nero. Eh, ed è un canale dove vi mandiamo i reminder eh, delle live come queste. Ma anche ci mettiamo i materiali più fighi che magari citiamo, facciamo vedere anche per poco in questi eh, in questi appuntamenti. Detto ciò, io non ruberei altro tempo a, a mister Ciano. Perché voi dovete sapere che nei messaggi abbiamo scritto Marco Cianetti, ma nessuno lo chiama Marco. Molto spesso quando, quando parte un Marco. Io non capisco di chi stanno parlando e probabilmente neanche lui capisce di chi si sta parlando Però eh, datemi il tempo di raggiungerlo e lo metto sullo schermo così lo salutate tutti e eh, diamo il benvenuto Dunque, un secondo per sistemare l'inquadratura e dopodiché 3, 2, 1, eccoci qua Benvenuto su Twitch Ciao Luca, ciao a tutti Eccoci, eh, dateci un segno di vita per sapere se lo sentite bene, dovreste sentirlo perfettamente, volumi chiari, si capisce, eccetera, così se c'è un problema lo risolviamo al volo, se no andiamo. Tu mi senti bene? Sì, 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 perfetto, tutto ok, dicono tutto ok. Benissimo. Perfetto. Eh, quindi, benvenuto su Twitch, su Instagram ti ho venduto eh, come eh. praticamente Superman, un, un unicorno invincibile <ride> che ha tutta l'atti delle competenze possibili. Adesso vediamo se è vero. Molto insomma. Ve Tanto per tenere le aspettative alte. <ride> sì, esatto, esatto, ti andava proprio di, <ride> di venire. Non vedevo l'ora. <ride> Va bene, guarda, come prima cosa, visto che non, non ti conoscono, ti direi, facci un po', dici un po' il tuo percorso, insomma. Ah, eh, sono Marco, non ciano, <ride> <ride> comunque. Sì, sì, co come diceva Luca, eh, Marco penso mi chiamano tre persone, tutti in famiglia. Eh, sono Marco, sono eh, founder e sviluppatore di 24x7x e niente. Sono appassionato di informatica da, da sempre praticamente. E come anche magari si vede un po' dallo sfondo, il tipico nerd eh, appassionato di matematica, informatica, algoritmi, tutto ciò che, che ne concerne. Poi, ovviamente, con, uh, con andare avanti con, con gli studi, con l'università. Eh, mi sono appassionato anche alla tematica di intelligenza artificiale, machine learning tutto il resto, insomma. E poi, niente, sono, sono arrivato. Eh, il primo incontro diciamo, con, con, questo, con questo gruppo l'ho avuto in, in Cuocca, ai tempi era, era Cuocca, eh, questa startup, e da lì ho iniziato il mio viaggio, eh, che è ancora continua, di, di sviluppatore. Ho programmato in vari linguaggi da, da, da quel tempo. Eh, quindi passando per tutte le varie startup lanciate fino ad arrivare a 247X dove ho ricoperto in realtà alla fine un po' tutti i ruoli eh, nell'ambito dello sviluppo quindi sia mh, eh, sviluppo con uh, con il marketing come dici tu quindi spalleggiando il marketing Andrea ha appena scritto il signore di smart call ed è vero il signore esatto e poi Andrea... ne parliamo <ride> ciao Andrea <ride> sicuramente sì, potremmo fare una parentesi su, su quell'aspetto lì eh, ah, ecco, quindi abbiamo anche, abbiamo anche diciamo un um, utente, un possibile. Eh, sì, ma no, più che un testimone dell'evoluzione dello sviluppatore. Che poi, magari, è un tema che dovremmo affrontare quest'oggi. Sì, guarda, infatti, ti direi a parte la mia, il mio preambolo no, su, sul ruolo degli sviluppatori, che è un po' particolare perché un sacco di agenzie digitali no, fanno magari le campagne e fanno anche i siti, le cose. Noi, invece, oltre un periodo iniziale, abbiamo deciso di tenere dentro quest, quest, queste competenze e. E, e quindi in realtà, onestamente, in questo momento neanche io saprei dire bene che cosa fate. <ride> Forse Venex, da un lato, perché cambia spesso, da un lato, perché fate tante cose diverse e, e cose che poi a seconda dei periodi, però in tanti casi, sono alle spalle di, di un po' di tutto, sia dei processi interni, sia magari di un caso di un cliente. Quindi. Lo lascerei spiegare a te, meglio di me, insomma, qual è il ruolo comunque, diciamo, del Dipartimento Interno Ricerca e Sviluppo di 247X in generale e un po' qual è stato nelle sue evoluzioni. Eh Sì, in effetti è abbastanza, un, abbiamo fatto un percorso abbastanza lungo e anche eh, deviato un, un sacco di volte, ma sempre perché cercavamo appunto di, di seguire la linea eh, marketing dell'azienda senza appunto ehm, cioè andare appunto ad aiutare. Uh -huh. eh, tranne come dici tu, nella prima fase in cui offrivamo un servizio apposito, quindi il tipico servizio di sviluppo software, e abbiamo preso uh, qualche cliente e mh, devo dire, da, da quel punto di vista sono rimasti sempre soddisfatti. Quindi eh, reparto tecnologico, eh, recensioni 5 Stelle, è sempre andato a buon fine, e, mh, e poi, ovviamente, ci siamo evoluti. E abbiamo quando siamo andati a offrire vari servizi, ad esempio quando offrivamo il servizio di uh, marketing per uh, e-commerce, a quel punto c'era uno sviluppatore associato ad ogni team certo. che gestiva un cliente che poteva aiutarlo in tutta uh, la fase di sperimentazione, tracciamento, dati, eccetera, eccetera. Uh, poi uh, abbiamo uh, cambiato prodotto di nuovo, lato marketing intendo. E di nuovo il, il settore tech si è, si è evoluto per, sempre per spallentare. per come la stai mettendo sembra che siamo dei rompicoglioni che cambiano idea ogni tre secondi e voi gli dovete stare <ride> appresso comunque. No, vabbè, ma il, il, bello, il bello è proprio questo. Cioè il bello di Tatti Passare un ex è il bello di, di, di potersi adattare in qualsiasi caso, con qualsiasi cosa succeda, e quindi no, assolutamente non è, non è quello <ride> che vorrei, non voglio far passare questo, questo messaggio e comunque eh, abbiamo fatto anche un, un reparto diciamo tutto nostro nel senso di eh, appunto di ricerca e sviluppo di eh, la ricerca di, di un problema da risolvere e Andrea come diceva lui infatti c'era questo progetto Smart Call uno dei tanti uno dei tanti esatto e adesso invece da, da un po' di tempo ci, siamo, ci stiamo ehm, concentrando sulla realizzazione di, di un qualcosa che possa aiutare eh, nettamente gli operativi marketer quindi su, su, su tutti i vari clienti e, mh, e dare questa questa impronta di, di utilizzo dei dati che, che, che necessitiamo insomma mm -hmm. sì sì e questo è quanto ora tornando un po al, al, al dualismo sviluppo e marketing no faccio una domanda una mm -hmm. domanda stronza eh, lato marketing la relazione con la parte tecnica, la parte di sviluppo prodotto, è tipo un vorrei ma non posso, un vorrei ma ho paura, nel senso sarebbe fichissimo se io sapessi sviluppare, mamma mia le cose che farei, mamma mia che figata, ho anche comprato il corso di Udemy, non ci ho capito niente, non l'ho finito, non lo so, però no, beh, nel senso è indubbio il valore che chi fa marketing attribuisce alla parte di sviluppo, no? Mentre invece viceversa c'è cioè, almeno lato marketing... C'è la percezione che ci sia il pregiudizio, che è totalmente l'opposto, tipo io faccio sviluppo, quindi sono fico, tu hai bisogno di me. Io no, vaffanculo. Imparare il marketing non è minimamente importante per me, quanto lo è per te eh, diventare un tecnico. Quindi ti volevo chiedere, numero uno, se quanto è vera questa cosa per te e nella tua esperienza, diciamo, conoscendo immagino anche dall'università più personalità informatiche, e poi viceversa, visto che nel tuo percorso, questo lo so, comunque a una certa ti sei dovuto un po' ibridare, no? Eh, certo. Cosa è cambiato che ti ha convinto a fare questo passo? Ti ha fatto un po' cambiare idea. Beh, ah, innanzitutto, grazie per avermi dato questo feedback, quindi adesso sappiamo cosa veramente <ride> pensate di noi, <ride> prendiamo nota. Eh, no, comunque sì, forse quell'aspetto lì può esserci, diciamo, da qualcuno, non nel nostro team, ma nel senso può esserci, diciamo, nel, in generale, però. Ehm, non la, vedo, non la vedo così, non è così ostile la cosa, mm. anzi, in realtà è all'inizio, all'interno di 24-7 X, per esempio, era un eh, era diverso, non la vedo come un vorremmo, non posso. Prima era proprio un eh, posso fare tutto, eh, ammolliamo, ammolliamo il reparto tecnico, ci pensano loro. Ah, ok. Eh, quindi, diciamo, all'inizio c'era questa... questa all'inizio era tipo, Forse... noi abbiamo un Hulk. Se una cosa non la so fare, la chiedo a lui e la fa lui, ok. Esattamente, perché essendo, avendo un... Un, uno sviluppatore nel team che si deve occupare di, di quel cliente era molto più semplice poter delegare questo sì, tipo sì. Di, di cose poi magari adesso si è un po' persa e vedremo di recuperarla eh, se ovviamente quando è necessario ci siamo, certo. ci siamo sempre non, è, non siamo spariti nel nulla mentre eh, per quanto riguarda la parte mh, di cui mi dicevi tu del, dello studiare mm. il marketing eh, diciamo che quando mi è stato necessario perché era necessario. Quando abbiamo scoperto questo growth hacking, ai tempi, diciamo che lì mi sono aperti gli occhi proprio perché io, ovviamente, non, non ne sapevo praticamente nulla. Uh -huh. eh, passavamo le nostre ore in caverna a sviluppare. E quando abbiamo scoperto questo growth hacking e ehm, avevamo una caterba di risorse da studiare, ce le siamo studiate tutti quanti e penso di aver malapena scal scalfito la, la, la superficie perché in realtà tu mi hai venduto come unicorno, ma io so. So Di tutto un po', diciamo, mm -hmm. questo è quello che cerco di almeno di, di, di stare eh, al passo, eh, però so che è, che è davvero difficile poter entrare in quel mondo eh, come lo è per un marketer. Entrare nel mondo dello sviluppo, eh, diciamo, verticalmente. Mm -hmm. Sono due mondi, non voglio dire opposti, ma insomma, Beh, tu sono. Sono, esatto, sono due facce della stessa medaglia, ma eh, non si incontrano. Eh sì, eh, eh sì eh, come dice che è forse Guzzanti, non lo so, due, no, due rette parallele eh, non sì. si incontrano, e se si incontrano non si salutano. E, Esattamente. E, e, e su questa transizione, anche no, lav avendo lavorato in una startup, intanto voi nella chat fate pure domande, eh, io, io vado a ruota, lavorando nella startup, siete passati dall'essere un team che faceva prodotto eh, quindi per, una, per una startup, quindi comunque il caso perfetto per applicare il growth hacking con gli, con gli mm -hmm. obiettivi di crescere, eccetera, eccetera, eh, però c'è stata una fase in cui non conoscevate il metodo Lean, non conoscevate l'analisi di tutto, la sperimentazione, eccetera, e una fase invece che, che, che invece sì, finalmente l'avevi scoperta, o così come casi recenti no? di test di prodotti in 247X, eccetera. E, avendo visto... Tutte e due, no? Le diverse fasi di vita di, del percorso. Quale, che, che differenza ci vedi? Che differenza c'è tra lavorare in un team di sviluppo prodotto che lavora in maniera lean e il team di sviluppo prodotto che invece non conosce queste cose? Cosa, cosa, cosa è cambiato? Eh, è stato proprio un, un cambiamento diciamo, epocale, giustamente. <ride> eh, io mi ricordo... Ah, intanto mi ricordo due episodi molto carini di, di Cuocca dove uno addirittura avevamo un piano adesso non so definirlo piano, ma era un piano appeso al muro di realizzazione del nostro progetto, ovvero tutte le varie feature, questa funzionalità, quest'altra era una cosa enorme. Non bastava, ovviamente erano, non so, 15 fogli tutti attaccati al muro. Ah, proprio come dimensione dei fogli per rappresentare sì, questa sì, cosa, era, era enorme. Okay. Sì, era una cosa enorme, questo progetto enorme. Eh, di, di, per sviluppare la nostra applicazione, eccetera, eccetera, e eh, fortunatamente abbiamo scoperto il growing e metodologia lean prima di andare a realizzare tutto questo, perché saranno stati forse più di sei mesi di lavoro. E, mh, e per fortuna abbiamo scoperto questa metodologia in tempo e ci siamo fermati perché mm -hmm. altrimenti avremmo costruito qualcosa che probabilmente non avrebbe mai utilizzato nessuno. E diciamo che questo, questo passaggio è Mm, non so, illuminante, cioè, soprattutto nell'ambito startup che penso sia il caso più, eh, più tangibile, come dici tu, quando hai l'idea, quando è un qualcosa che sei convinto di, 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 di avere che sia di successo, eh, poi in realtà non è così, ma ci arrivi due anni dopo, tre anni dopo sì, sì. e hai buttato tempo e denaro eh, per tutto il tempo. La metodologia Lean è qualcosa che secondo me va applicata davvero, penso, pure per uh, andare a fare la spesa, cioè, se fosse applicabile. Guarda, lo... ma, io, ma io penso, tra l'altro, questa è anche una cosa che, se non sbaglio, uh, Noah Kagan usa queste, questi esempi, dice, in realtà, noi, senza rendercene conto, testiamo in tantissimi ambiti della nostra vita. Cioè, prima di comprare 60 pacchi di, di biscotti, cazzo li provi? Vedi se ti certo. piace, le cose, eccetera. Prima di, di sposarti con una persona, la provi, ci esci, vedi, eccetera. Non è all in. Poi invece ti siedi al tavolo del, del, del lavoro e fai delle cose completamente diverse. Prendi degli impegni basati sul nulla. Eccolo il maledetto vecchia Wolf. Vecchia Wolf, abbiamo parlato di te. Prima che tu arrivassi, credo, se sei arrivato adesso. E, um, road to 500 follower per svelare la tua identità. Qua nessuno dimentica. E, e no, e quindi, dicevo, poi ci sediamo al, al, al tavolo del lavoro e facciamo piani, prendiamo impegni enormi, no? Ragionando in maniera completamente diversa. Eh, quindi in realtà probabilmente anche un po' una... in realtà una roba di buon senso, per certi versi, però per qualche motivo, in ambito lavorativo, progetti, prodotti, marketing, usiamo delle, delle pratiche, dei concetti che dice, boh, però... Mi hanno insegnato così o esiste questo metodo, facciamolo. Evidentemente funziona, eh, però non, non è vero. Cioè, come dici tu, ha un impatto fortissimo in qualsiasi ambito. Eh, la, la si usi, esatto. Esatto. No, no, è una, un concetto. Secondo concetto, me, se davvero. Deve essere alla base. Un po' di tutto. Tutto quello che si può applicare. Lo applicherei proprio a mani basse, e... e guarda, intanto sta arrivando una domanda, intanto te ne faccio una io. E um, avendo a che fare con uh, appunto, come dicevi, magari marketer, quindi figure non tecniche che arrivano da te a bussare la porta per dire: Ma come si fa questo? Oppure c'è un problema, eccetera, eccetera. Eh, quindi immagino che tu abbia un po' una, una visione, anzi, lo so, una visione abbastanza esaustiva di quali sono i casi più frequenti. In cui lo sviluppo può aiutare il marketing, non a fare cose stratosferiche tipo le AI, mm -hmm. machine learning, ma quelle, quelle cosette con cui spesso il, diciamo, il marketer classico trova uno scoglio, ci si spacca sopra, e invece tu sai che con due cavolate di JavaScript eh, no, magari supererebbe. Quindi la domanda è: eh, se dovessi consigliare a un marketer una formazione che lo porta a diventare indipendente sul, sul 80-20 dei casi, sul 90% delle situazioni, se sai queste 3-4 cose non hai bisogno di me. Che cosa gli diresti di studiare? Intanto ciao per il Pier Quinto, vecchia Volpe e tutti quelli che si sono uh, avvicinati, entrati in chat poco fa. Vai. Allora, eh, domanda abbastanza difficile, devo dire, perché anche me l'hanno già fatta in mm. passato alcuni, alcuni marketer. E è una domanda difficile perché mh, mh, non saprei bene da dove iniziare. Diciamo che secondo me c'è sicuramente un um, mi andrei a vedere le basi non troppo basi della programmazione ehm, ma proprio concetti, concetti base come variabile e funzione intendo, eh. Quindi conoscere queste cose c hai preso saranno proprio per scemi. <ride> Io, io passerei sempre per Vabbè, me, ma Prima di tutto, Vabbè, io, io, tra l'altro, io, io fa, comunque ho fatto lo scientifico PNI, quindi io uh, usavo Pascal. Quindi magari, magari sto sopravvalutando io no, la, la conoscenza base degli altri. Non lo so, eh. Eh, no, però no, secondo me come funzione è un, concetto, è un concetto che magari non tutti sanno. Uh -huh. E comunque sono concetti semplicissimi che uno con 10 minuti, 15 minuti li assimila uh -huh. e poi mi sta a posto. E poi, se qualcuno dovesse proprio servire queste basi di. coprire 80-20 dei casi, deve imparare a fare, penso, tre cose. Uh, uno, colorare uno sfondo. Uh, perché è una delle richieste che purtroppo ricevo. Due, centrare gli oggetti. <ride> centrare gli oggetti. Questa è una delle sfide più grosse dell'Internet, secondo me, in questo momento. <ride> centrare una... un bottone, spostarlo a destra a sinistra. È uh, da, pre... da prendere. Certo, anche, eh... anche Andrea, tra l'altro, dice che è un ex programmatore. Eh? No, ma il, P il Pascal e il C, proprio i miei primi linguaggi, si parla proprio di anni, anni fa. E no, se, se uno deve coprire 80-20 dei casi, deve sapere un po' di JavaScript, e io mi farei un corso base di JavaScript. Mm, penso che già con quello, mm, 80%, -80 dei casi li copri, ah, forse di più pure, perché in, alla fine... In tutto questo però stai anche sottintendendo HTML, CSS, proprio base... Ma guarda, per esempio, HTML e CSS base, sì, lo, me lo vedrei, perché colorare, spostare cose, ehm, una richiesta che ogni tanto riceviamo, saperlo fare secondo me è un plus. Uh -huh. e, e poi, no, guarda, HTML non, non è una cosa per cui mi sento di dire, cioè a meno che uno non deve fare una, un sito da zero, o comunque customizzare una pagina, non è una cosa per cui mi andrei, mi andrei proprio a studiare, insomma. Guarda, eh, certo, ovviamente i concetti, base, i concetti base servono sempre, perché col JavaScript, che è un linguaggio che gira sul, sul browser, quindi sulla pagina web, serve saperlo. Però non è che uno deve saper scrivere una pagina da zero, così sì, a sì. memoria, insomma. Ora, metto, e... metto un attimo in chat sì. su questo che dici, eh, un link, un sito, che è Codecademy, che è quello che ho usato io per, 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 per avere un'infarinata di tante cose e per imparare a programmare secondo me è il, il sito, il metodo migliore che c'è di, di tanti siti, nel senso che poi i videocorsi capirai, ogni piattaforma di videocorsi ha cioè il suo, no? Sui mm -hmm. linguaggi, se si parla di digital tech, eccetera, ma Codecademy è particolarmente figo perché... Eh, fare un video corso sul codice c'è un grosso bug. Che tu ti guardi il video, poi dici ok, adesso provo. Apri un'altra scheda, eh, vai a fare la cosa. Eh, ti devi ricordare quello che hai visto nel video. Forse lo tieni aperto, vai, ricontrolli, tu vai, torni, vai indietro eccetera. Scrivi il tuo codice, lo giri, compili, non funziona un cazzo, non sai dove hai sbagliato, devi riguardarti tutto il video intero, riprovare, è un macello. Codcade mi risolve questa cosa in maniera semplicissima. Quando tu fai un corso, e tra parentesi, le parti basi sono tutte gratis, se non erro, o anche corsi interi. Io là ho fatto il corso di, di, di Ruby, HTML CSS, mi hanno fatto ricostruire tutto il front end di Airbnb da zero. Eh. Eh, partendo sì, sì. dalla pagina vuota, eh, però la cosa bella è, è il metodo: cioè tu hai eh, il, il briefing eh, a un lato dello schermo. Poi nella parte centrale c'hai cioè l'ambiente dove scrivi codice e nella parte destra vedi il risultato compilato. E quindi uh -huh. in tempo reale tu eh, segui uno step, fai delle prove, vedi se funziona e se non funziona ti sa già dire dove hai sbagliato. E quindi eh, sei controllato, non fai quell'avanti e indietro super frustrante e dispendioso di tempo con è il videocorso. Eh, che poi non è, non è un discorso di qualità, tipo il videocorso fatto bene o male, proprio il videocorso e basta, secondo me per imparare codici non è che sia il massimo se non hai già tanta dimestichezza insomma ti di scoraggi facile invece Codecademy c'è questo metodo che è pazzesco è veramente pazzesco e no, ma sono completamente d'accordo perché è proprio purtroppo sulla programmazione la parte pratica ti serve ti serve un botto anche perché è, mm -hmm. è il modo più veloce insomma per, per poter appunto sì. smanettare provare un po di cose sì, sì. è necessaria quindi sì un approccio molto intelligente sì. che... L'HTML mi viene in mente, l'automarketing può essere utile per la parte un po' diciamo di, di SEO più tecnica o per, per, per fare modifiche sì. base su WordPress, eh, leggere se ci sono snippet, eh, mh, che ne so, vedi da ispeziona se un sito ha analytics, sì. senza chiedere a nessuno, no? Cose così. Sì, sì, quello, quello sicuramente sì, eh, però perché ti dico da, ovviamente da, da esperienza che eh, siccome noi utilizziamo... Cioè spesso vengono utilizzati dei, dei site builder per poter creare i siti, ad esempio Cliff Funnel o Insta Page o Elementor, quello che è. Ovviamente, la richiesta maggiore, magari, è a ehm, Elementor ha delle cose fisse. Per esempio, questo tasto può stare solo qui in una colonna a destra, bla bla bla. Spostalo perché, ovviamente, no, cioè è una cosa ovviamente sensatissima. Ma anch'io dico, com'è possibile che Elementor magari mm -hmm. non ti permetta di farlo? Eh. E quindi lì, ovviamente, di smanettare col CSS eh, ci può stare. Oppure, ad esempio. Perché ho detto il JavaScript ad esempio? Ad esempio a parte mm -hmm. perché è uno dei linguaggi più utilizzati e eh, perché per il web, bla bla bla, ma perché come dicevi tu prima, su un, sugli snippet, i parlai di snippet, cioè JavaScript se fai una ricerca qualsiasi su Google trovi la soluzione, cioè 90% delle volte la trovi la soluzione. Il problema qual è? è che quella soluzione lì è applicata alla, eh, al caso per cui è stata fatta la domanda su Stack Overflow, perché probabilmente sta su Stack Overflow. Che succede? Che arriva una persona, prende copia e incolla e non funziona e allora lì perdi no, sei ore uh, di lavoro per cercare di capire. Mentre se uno ad esempio sa uh, che cosa sta facendo, poi c'è scritto in quelle tre righe, perché tanto alla fine più di tre righe non saranno mai, uh, capisce il concetto, aggiusta un po' di cosine, tanto sarà un nome da una parte, un ID da un'altra e ha risolto. Quindi. Mm. Tempo, tempo risparmiato eh, al massimo. Ora su, su questa cosa della roba da scritta male, e che poi devi anche avere mm. la, dimest la dimestichezza di accorgertene, e poi leggiamo le domande che stanno scrivendo in chat. Cose interessanti, eh, io mi ricordo mi è successo per dire che mh, non ti devi fidare di nessuno, cioè cerca online, <ride> ruba tutto, ma non ti fida di nessuno. Eh, una volta feci un hackathon, uno dei pochissimi hackathon che ho fatto proprio da partecipante. Eh, era un hackathon sull'IOT. Eh, fatto da, sponsorizzato da Intel perché Intel aveva fatto le, le sue board tipo Raspberry, eh, l'MCU mm, sì. eh, che c'hanno dei nomi tipo Leonardo, Archimè, non mi ricordo come si chiama. E, e quindi faceva questi hackathon sull'IoT. Ho partecipato, e ogni partecipante, ogni team al tavolo aveva questo kit con dei sensori. Quindi stiamo parlando di, di, di sviluppo e di hardware, no? E quello era il progetto. Tiavano uh -huh. delle schedine, ci potevate montare i sensori, fare dei progetti. Io feci una cosa con un, con un mio amico, una specie di, di wearable device. Che poi era un accrocco all allucinante perché in tre ore fare una cosa. Che in base alla luce faceva delle cose, non mi ricordo. E, su delle teorie psicologiche, di fototerapia, la luce negli uffici, eh, non mi ricordo cosa faceva. E, e dopodiché, insomma, finisce questo Hackathon e questi si riprendono i kit. Eh, ho, ho perso. Mio, mio team non ha vinto. Eh, questi si riprendono i kit. E solo che abbiamo visto che in fondo alla stanza c'era un mucchio di, di queste scatolette, di questi kit di sensori fichissimi, tipo alto, un, un metro e mezzo. Allora abbiamo questi erano tipo tedeschi, austriaci. Abbiamo fatto gli italiani, tipo: e dai, guarda quanti ce n'hai, e dammene uno. E ci siamo fatti dare gratis comunque i kit e le cose. Quindi poi a casa mi sono messo a montare questa schedina. Ci cioè ho messo Linux. Ho, ho visto la documentazione ufficiale di Intel. Per fare comandi base eh? C'era pure uno schermetto LCD per fare volevo fare Hello world cazzate così far comprare le scritte. O oh, ci credi che la documentazione ufficiale di Intel 1.0 per fare low world era sbagliata? C'aveva un loop e non funzionava niente. E, e meno male che io quel tipo di, 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 di logica, no? eh, Neanche funzioni era if e do, solo che avevano messo un if impossibile. Eh, nella prima pagina del primo tutorial ufficiale di Intel su come si usa questo coso, allucinante. Quindi, della serie è un po' come le tablature per gli strumenti musicali. No? Della serie, mm -hmm. sì, tu mm -hmm. non sai suonare la canzone, vai a vedere la tablatura uguale, cerca la libreria, vai su GitHub. Dopodiché, ricordati mm -hmm. che la tablatura l'ha scritta un essere umano come te a orecchio. <ride> e penso che con gli snippet di codice sia identica questa cosa. Sì, sì, no, sulla, sulla documentazione, purtroppo devo darti ragione, ma. Uh, anche dai, dai grandi come dici tu era la Intel ma uh, anche adesso uh, documentazioni di Facebook, API, Google eccetera eccetera hanno dei buchi incredibili hanno certo arrivi a pagine eh, magari di 15 anni fa mm -hmm. 404 quindi questa è la documentazione purtroppo eh, nessuno gli va di scriverla nessuno gli va di leggerla tra l'altro e nessuno gli va di mantenerla ancora <ride> peggio è vero purtroppo sì il nostro male ora una cosa che mi viene in mente è eh, tu dicevi Uh, che uh, questi risultati stanno probabilmente su stack overflow e così via. Uh, io lo so che cos'è GitHub, che cos'è stack overflow, però non tutti. Quindi ti direi, uh, spieghiamo a chi ci ascolta che cos'è stack overflow e che cos'è GitHub. Però aspetta, prima abbiamo detto di leggere un attimo in chat perché stanno uscendo messaggi interessanti. Quindi diceva, a parte Alessio conferma gli oggetti centrati da te uh, in azienda. Eh. Eh, ma eh, Pier Quinto dice che ha cominciato con Cube uh, Basic e Turbo Pascal, poi C, poi PHP assolutamente. E... Vecchia Volpe dice appunto: è fondamentale Per un marketer saper customizzare WordPress in generale, sì, perché poi tutta la parte no, di conversione si gioca su un ending page. No? E quindi mm -hmm. una volta che vedi che la campagna va, ma c'è un problema, un collo di bottiglia in mezzo, se ogni volta devi alzare la mano e chiamare il programmatore è un macello, che è un problema comunissimo nelle startup up eh? perché per esempio... Uh, mi, viene in mente, uh, mi viene in mente per dire uh, anche quando lavoravo nella startup, proprio perché abbiamo gli sviluppatori, uh, tanta roba era custom. Era fatta da, da HTML, tutta quanta da zero. E quindi eh, io, se voglio ottimizzare qualcosa, e eh, al tempo non ci capivo niente devo per forza andare a rompere i coglioni al lead developer che però sta facendo roba super mega importante, è sacro e luminoso come un Buddha, non gli posso mica addossare un task, io scemo che faccio i post sui social e, e però serve proprio quello per riuscire a vendere e portare i risultati e, certo. quindi, quindi poi diventa e questo pure è un, è un tema, poi ne parliamo il, il trade off, no? il compromesso tra fare tutto Lui. da zero controllo totale ma lo puoi toccare solo tu Versus usiamo i page builder, dopodiché ci hanno me lo sposti ogni tre secondi. Ehm, perché pure questo è, no, è la scalabilità. Ehm, e poi Pierquinto diceva, a parte gli scherzi, si è fatto un corso su Vue, ehm, non lo conosco Vue, non so che ci si fa. E dice la cosa che ha notato è che ora si programma, si programma molto poco. C'è tanto codice pronto, sì, librerie, quello sì. che dicevamo. È più montare i lego che scrivere codice. E c'entra forse anche il movimento no code. Eh, di cui parleremo prossimamente, no spoiler. Ma se pensate le persone che adesso stanno facendo no code in Italia, le vedrete su questo canale prossimamente. E, e sì, e però, chiudo dicendo che ragionare come un programmatore ti aiuta in tutto nella vita. E, e io sono, no. sono, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Eh, poi c'è chi per JavaScript sta usando Grasshopper. E Fede Borse dice io commento a caso per fare complimenti a tutti. Top scelta Twitch per quattro chiacchiere sulla robaccia nostra, dai, eh. sono contento che tu apprezzi. E... e quanto gli piace ad uno sviluppatore? Chiedono, avere un, un PM marketer che ne capisce il giusto? Beh, eh, quando ne avrò uno te, ti <ride> potrò rispondere. <ride> no scherzo, <ride> scherzo. No, no scherzo, scherzo. E allora... Sì sarebbe, sì, sarebbe davvero bello averne uno. E infatti per questo, eh, non so quanto tempo fa ormai, abbiamo fatto proprio noi sviluppatori di Plantifars X, abbiamo fatto un piccolo corso ehm, di una giornata ai, ai nostri marketer per dare le nozioni base eh, proprio perché nel momento in cui eh, si incontra un problema, almeno poteva riconoscere eh, mm -hmm. uno le nel senso mm -hmm. se era grave o no e l'effort necessario, o magari addirittura essere in grado già di risolverlo perché ehm, chiedi a Google e è fatta. E, quindi abbiamo fatto questo corso e da lì ovviamente qualcosa è cambiato, nel senso che saper distinguere un, um, un problema per cui è necessario lo sviluppo di un API o utilizzarne una, perché magari eh, utilizziamo Typeform tutti i giorni ma non sappiamo che Typeform ha delle API. API, per chi non lo sapesse, è, è un modo per poter diciamo, interagire con i servizi di typeform senza passare diciamo, per l'interfaccia grafica più o meno. Ehm, in soldoni, e quindi anche da dare queste conoscenze permette di sbloccare diciamo, un livello nel marketer mm -hmm. perché possono venire idee o addirittura, come dicevo, poter risolvere eh, questioni o in modo autonomo o saper quantificare la, la difficoltà. Sì, sì, guarda, infatti, anche pensando alla, alla famosa T delle competenze uh -huh. dei Grotaki, no? nella parte alta, che è la parte proprio di alto livello, eh, sì. di solito programmazione c'è, ma sta lì, uh -huh. cioè sta nella roba high level, per cui non è che devi saper programmare, però uh -huh. una conoscenza base per capire la fattibilità ti permette anche solo di immaginare soluzioni che poi non farai tu, però ti permette di avere no? più puntini da unire, poter generare più, più, più incroci tra le idee, poter certo. sperimentare di più e se uno ci pensa anche i. I casi di Grotakin, celebri a partire dal mega caso studio no, di Andrew Chen, che parla di Airbnb, che si collega a Craigslist, sono quasi tutti casi tecnici. Non è che sì, hanno sì, è cambiato bene, il copie, è... no, hanno fatto una modifica di prodotto. E infatti, uno dei messaggi è, era, è sempre stato, soprattutto all'inizio quando doveva un po' affermarsi questo movimento, eh, marketing di prodotto basato su esperimenti. Cioè, una delle definizioni era. Forse proprio di Shonellis, tra le varie volte in cui è eh, experiment driven product marketing. Eh, e quindi una, del, una delle piccole rivoluzioni era proprio dire: Ma ci hai pensato prima di, pensare, di ragionare la campagna, la vendita, a ritoccare il prodotto? Perché quello ti dà un mega bonus o ti risolve dei problemi in anticipo, prepara, eh, eccetera, eccetera. Quindi sì, eh, ha assolutamente senso. E viceversa vi dico pure che per esempio nel mio caso io, io non so programmare, non mi definirei mai un programmatore. Però, non sapendo scrivere codice da zero, oltre a vabbè, le cavolate, H sì, l'HTML sì, ma non è un linguaggio. E un pochino difficile. È bello precisare questo. Esatto, non andate mai. Non, non, non andate mai da uno sviluppatore a dire a un programmatore per usare. e a dire che voi sapete programmare in HTML, e... esatto. C'è anche, anche un movimento, È eh, questa è un'altra domanda, c'è un movimento, qua ti metto contro poteri forti, eh, ho visto anche da LinkedIn, ma da gente che conosco, che, che collabora molto allo sviluppo, al marketing, che esiste un movimento di persone che non si definiscono più front-end developer o web developer, si definiscono WordPress developer. Tu come la vedi questa cosa? Come se WordPress fosse un'infrastruttura, un... una piattaforma di sviluppo, un linguaggio quasi. Beh, come, come la vedo? Beh, a parte ovviamente che WordPress ormai è ormai fin troppo diffuso, per cui mm. non saperne di WordPress è un po' un contro. Mm. E, quindi, cioè, ad esempio, io di WordPress non, non sono un mago, eh, so a malapena cioè, un paio di cosette. Però eh, se, se, non sai, se non sai utilizzarlo e smanettarci, eh, ci perdi perché ormai è l'80% di internet, è tipo WordPress o del genere. Eh sì, non, so sì, quanti, non so quanti siti abbiano. Sì. Eh, però no, non andrei mai sul mio link di scrivere <ride> WordPress di <developer, ride> proprio mai. Anche perché WordPress, alla fine, penso sia fatto solo PHP, solo PHP Beh, tanto PHP. vale dire, non so, super mega riper mago di PHP. Sì. Sarei più felice. Eh, invece, no, quella, mi dicevi prima di una fazione no-code. Eh, sì, la fazione no code, esatto, perché poi è tutto un altro movimento eh, che siamo un po', diciamo, secondo me, in questo periodo storico, che credo fosse il punto anche di Pier Quinto, no? c'è un po' una convergenza di trend, ovvero il, il trend in generale del movimento startup, quindi il fatto di avere, di di avere un'idea e volerla lanciare, e, e che questa cosa ormai è sempre più democratizzata, sempre più famosa. Eh, uh -huh. e, e, e per fortuna grazie anche a lavori come il nostro e formazione eccetera è sempre più famoso anche il metodo LIN quindi gente che ti fa venire il dubbio di dire senti ma questa cosa invece di investirci 20 k e farla fare da un'agenzia di sviluppo che ti fa il mega e-commerce fa intanto un test però comunque prima o poi lo scoglio arriva e dall'altro l'altro trend è il trend di strumenti tipo Zapier e Debt eh, ma mille cose eh, che, che citano Figma, Bubble, eh, Webflow eh, che ti permettono di sviluppare senza sviluppare cioè sviluppare senza vedere codice ma seguendo le logiche del codice e, e quindi ormai eh, ecco altro movimento questo, questo invece lo approvo eh, c'è gente allo stesso modo che si definisce no code developer cioè persone mm. che sviluppano prodotti in un certo modo, specificatamente per questa fase iniziale di prototipazione rapida, di go to market veloce, seguendo il metodo lean, e che proprio come come, come medaglia lo sfoggiano, dice guarda che sono talmente in linea con questo modo di pensare, che io te lo dico, ehm, sviluppo roba senza codice eh, perché no, per quella questo, fase è giusto così. Questo è molto, molto interessante, e anch'io approvo, ovviamente. E... Soprattutto sì, per questo tipo di, di test sono una manna dal cielo, cioè fare un qualcosa da zero, anche uno smoke test può, può impiegarti più, mo, molto tempo, mentre utilizzare strumenti no code ti, ti svoltano, da quel punto di vista sicuramente, eh, però il punto è questo sì, stanno scendo una miriade di questi tool, eh, tant'è che anche noi ovviamente quando ne esce uno eh, ci facciamo un giro perché magari può acquir qualcosa in più rispetto a un altro che utilizziamo e quindi... Eh, può darci dei, dei boost, però ecco, come dici tu, alla fine c'è sempre il momento in cui ti arriverà eh, l'ostacolo per cui devi essere: eh, deve essere ah, uno, deve essere possibile metterci mano. Quindi, deve essere possibile passare dal no code al code, per forza, perché altrimenti è più difficile uscirne. Eh, e poi, cioè, comunque, sì, come strumenti sono. Zavier, per esempio, è una cosa incredibile. Zavier, secondo me è una cosa incredibile. Cioè, come progetto, eh, leggevo la sua storia qualche tempo fa, era unificare tutte le API sotto un unico strumento, una cosa tipo impensabile, e tuttavia, eh, ci stanno eh però, la poi ce l'hanno fatta, esatto. Cioè, ce l'hanno fatta. Zavier è uno strumento in cui. Non, non ne farei mai a meno neanche io che, diciamo, potrei farlo da zero, ma perché? Cioè Zabia? che... Eh beh certo, ah, perché poi fatto... alla fine dietro a queste logiche c'è sempre no, il, il proprio piale make or buy. Eh, lo, mm -hmm. lo, lo compro già fatto o me lo faccio da solo, da zero? E che, per che, esempio... Che in grande è la stessa cosa che muove il mondo delle start-up, cioè l'exit la, la fai perché qualcuno mm. si è fatto questa domanda certo. e ha detto no, no, lo compro già fatto. Che, che start-up mi compro? Questa. Eh, dicevo, anche Zabia, per esempio... Eh, anche loro hanno, hanno introdotto non da troppissimo una parte per cui eh, passi al codice, diciamo, mm. eh, perché c'erano dei casi che non riuscivano a coprire, eh, ovviamente, perché è quasi impossibile coprire tutto con lo code. e Quindi hanno, hanno inserito per chi lo utilizza, magari non, non ci hanno fatto caso lo, 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 lo Zavier Pro, eh, c'è la possibilità di scrivere una parte in JavaScript dentro un blocco. E restituire dei valori che poi vengono utilizzati nei blocchi successivi di Zapier. Quindi lo zap procede avendo preso dei dati tramite JavaScript o altri linguaggi forse. E, e quindi alla fine c'è sempre bisogno sì, sì. di qualcosa di custom, è difficile uno riesce a cavarsela in tutto e per tutto. Ma lo sai, non, mi ricordo, che... no, non mi ricordo chi, qualche matto mi raccontò che in realtà già, già si faceva questo tipo di roba eh, con i distendetti, forse proprio con Zapier. Perché una volta che c'è l'integrazione WordPress mm -hmm. Tu ti fai un plugin custom Con un webbook Ti fai un WordPress gratis vuoto eh, If quello che è Chiama, fai qualcosa su questo WordPress Che trigger e poi fai scattare quello che cazzo te lo fai Iniettato sì, nel sì. WordPress tuo Quindi sì Però sì eh, Nel senso eh, è, è un hack, un workaround Però, però si poteva fare eh, Perché evident sì, sì. evidentemente Se si faceva c'era l'esigenza Intanto Pier Quinto dice sul WordPress developer eh, può significare che, se sei uno sviluppatore appunto PHP molto bravo su WordPress, dopodiché, se sai solo fare un sito di WordPress è un po' una pratica ingannevole. E, mm. e sono d'accordo. Cioè, tutto il rispetto per chi fa i siti con WordPress. Anzi, quello è un altro dei casi in cui probabilmente non serve fare di più. Molto spesso, yeah. eh, però, insomma, programmare è un'altra cosa. Tra l'altro, io le logiche della programmazione, ora che ci penso, non le ho imparate. sì, un po' le ho imparate col Pascal. Ma, ma il Pascal l'ho fatto al liceo. Io l'ho imparato prima, perché prima ho scoperto RPG Maker. E RPG sì. Maker oggi direi che è un tool no code per programmare giochi di ruolo. E, e però al di là delle, delle, delle cavolate che puoi fare su una mappa sola, ha eh, una certa, se non, se non metti la testa sugli switch, che sono variabili booleane. Eh, non mettere testa sulle variabili, che sono variabili di diverso tipo, e non mettere testa sui eh, fork, che sono eh, dei tipi di condizioni. Adesso a quanto pare c'è una community di, eh, esatto, stiamo di, per off topic, di developer di, di RPG Maker. <ride> Cazzarola, la mia prima identità di sempre sul web, la prima volta che mi sono iscritto a una cosa e ho avuto un nickname. Era al forum italiano di RPG Maker, che non mi ricordo neanche come si chiama, forse rpgmaker.net o boh, era un forum free, quella è stata la mia prima identità digitale di sempre. E... Comunque, grazie a RPG Maker, programmando videogiochi, giochi di ruolo, alla Final Fantasy VI, io ho imparato tutte quante queste, queste logiche, e... e quindi e quindi... Ci sono tanti modi, no, di avvicinarsi a questa roba. È un po' come dire... Sì, puoi imparare l'inglese andando a, a Londra a fare l'anno all'estero, oppure puoi imparare l'inglese a botta di serie tv. Eh, RPGM in inglese. Per me RPG -me è che sono state serie tv in inglese per avvicinarmi a questa cosa. E... E quanti anni avevo? Eh no, andavo, andavo alle medie. Io dalle medie che l'ho scoperto. Quindi da prima di Pascal. Eh, sì, poi vabbè, sì. in realtà, in maniera brutta l'HTML già lo conoscevo perché... Perché front page, ho fatto dei siti con le GIF di Dragon Ball, eh, sì. cose così, eh, che erano rare, tipo le collezionavo le mettevo front page. Poi c'era Flash, quindi un po' di cavolate web le ho fatte, eh, però le, le logiche più, più serie, che ancora oggi si le usi, come le funzioni, poi eccetera. Eh, Federico dice gli eventi su RPG Maker, esatto, erano gli eventi, e eh, allora... Eh, sì, que quelle cose mi hanno portato vicino, insomma. E... Sì, sì, no. infatti la, la, la cosa, diciamo, che più spingerei, più che imparare a programmare, è prima prendersi questa, diciamo, questo metodo di pensare, questa visione, che, che ti cambia un po' il modo proprio in cui, in cui puoi fai tutto il resto. Cioè, ad esempio, eh, questa è analogia che facciamo sempre tipo, tra noi eh, tecnici e i marketer, quando andiamo magari a spulciare qualcosa di Facebook, bla bla bla, ci vediamo le campagne. Eh, magari campagne Facebook che hanno dei nomi un po' strani, no? Tu dici, ma perché questi rinominano così le campagne Facebook? Tipo, noi le avremmo rinominate in quest'altro modo, perché noi siamo abituati, che ne so, magari a mettere prima la macro-categoria, trattino, mm -hmm. categoria più piccola. È eh, un modo di organizzare che, che ti viene magari in mente eh, facendo altri tipi di, di cose. Quindi, quello ma perché che dici, dito, pensi, pensi, fa... più, pensi più a livello di sistema, di scala, invece di pensare a caso specifico? Sì, esattamente. Grazie cioè, a nomenclatura. Anche... Nomenclatura, sì. Nel senso che è una, è una forma mentis mm -hmm. che, ti, che ti, un po ti cambia un po' tutto il lavoro, e secondo me, mh, almeno dalla, della mia esperienza attuale, direi che te la migliora perché ti aiuta da un sacco di parti. Cioè, come imparare eh, queste basi, e poi dopo le puoi utilizzare su so, RPG Maker come per fare. Eh, ottimizzazione di una pagina. Eh, diciamo, sono concetti che sì, in qualche sì. modo: il modo di lavorare di migliora il modo di lavorare eh, stessa cosa, sono, sono concetti che sono applicabili un po' eh, un po' dappertutto. Sì, 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 no, sono d'accordo. Viceversa, mi viene in mente quando mi capita di fare magari formazione nell'azienda no? sul cloud hacking a volte magari non sono sviluppatori, ma sono altri tipi di ingegneri, no? C'hanno anche una certa età quindi una onorata carriera da ingegnere, e, e gli vado a parlare di roba marketing, no? E quello che ho notato, però, è che eh, i, capita che, che vedano un aggancio, cioè che mh, rispetto a parlare di marketing, di, che magari associano più alla comunicazione, una roba tra, tra virgolette... Magari rispetto a quello che. al loro modo di pensare, al loro modo di lavorare, di vedere le cose, tra virgolette, più frivola, più intangibile, no? Eh, più eh, arbitraria. Eh, invece il messaggio del hacking che è: guarda, che anche in questo mondo abbiamo i sistemi. Abbiamo i processi, abbiamo gli step, eh, abbiamo un modo per collegarlo ai dati, collegarlo a quello che è il mondo del prodotto. Eccetera, eccetera. E quindi in realtà è molto più simile a quello che tu già fai. Di quanto tu possa pensare, è un angolo che, che, che fa accendere la lampadina anche a chi è più, eh, più, più impostato, più quadrato, più mentalità analitica da ingegnere. E, e in generale, secondo te, questo tipo di cosa ha avuto, può avere avuto un effetto anche su di te o su di voi come team di sviluppo? Perché cioè, immagino comunque che lavorando con Roberto non è che quella è la prima volta che si parlava di marketing, di comunicazione, di attività, no? Però evidentemente, oltre al fatto che risolveva un problema perché dava degli spunti nuovi, ha avuto un impatto diverso, no? Cioè quella volta ve l'ha venduto il, un cambio di mindset, di, di approccio. E può essere, magari ci hai visto questo tipo di aspetto, cioè un approccio ingegneristico al marketing, alla comunicazione, eccetera assolutamente cioè a me quando eh, Roberto ovviamente è quello che prima è venuto a scoprire questo mm -hmm. grotaking e poi ce l'ha raccontato a noi eh, io mi, mi ricordo, mh, mi ricordo di, di, di quel giorno e quando lui ci parlò di, di questo approccio io dissi porca miseria cioè una cosa tipo fighissima perché tipo io ma marketing non lo sapevo <ride> neanche a, a post Facebook per me potrebbe essere marketing a quei tempi e, e invece quando mi parlò di questo approccio così Uh, analitico funnel quando introdusse il, il, il concetto di funnel no tipo ah, ti becchi qua poi l'x per cento qui poi cioè tipo lì così proprio no io, ho, là ho pensato proprio com'è possibile che non lo sapessimo che non lo sappia <ride> tutto il mondo che si fa va Vero. fatto così per forza cioè non lo so come, quanti casi in cui non è applicabile ma penso sia raro no 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 non esiste non esiste eh, io, io non lo, lo facevo su tinder cioè dai io oh. Eh, C'è cioè, cioè un davvero? È una cosa tipo quando te la raccontano dici: Non, è, non ci credo, non ci credo, come facevo a non saperlo? È cioè, così da andare tutto adesso, lo uh -huh. voglio fare dappertutto. Sì, cioè, secondo me è, stato, è stata una cosa del genere. Quindi è una delle poche volte in cui Roberto non ci ha venduto qualcosa, secondo me, ah. <ride> e, e ancora oggi succede invece a tutti. <ride> sì esatto no lì non, non ha venduto niente e, anzi appena, mh, appena ci ha raccontato la parte lì eh, poi ovviamente ci ha dato questa mh, andate a vedere queste risorse qua l'ha mm -hmm. detto no, beh, no è una cosa incredibile cioè almeno per me ovviamente ti ripeto eh, io stando fuori dal marketing magari anche la, la, il concetto più scemo eh, che per voi è base eh, per me è più illuminante diciamo eh, però eh, lì è stata proprio un'illuminazione secondo me ha detto no non è possibile questo Deve essere fatto. Mm -hmm. E ti direi appunto, quali sono, facciamo il discorso al contrario, no? abbiamo detto mh, parti di, di programmazione che potrebbero essere utili al marketing, invece appunto nella tua esperienza, eh, ipotizzando di parlare magari a un programmatore che ascolterà questo, vedrà questo mm -hmm. video su YouTube, ehm, quali diresti che sono dei pezzettini del marketing che ti svoltano parecchio se invece tu vieni mm -hmm. dalla parte tecnica? Beh, allora, eh, il devo funnel, dire... dicevi intanto... Il, fun, ah, il funnel in, in primis, diciamo, se è uno sviluppatore che deve fare prodotti proprio per sé, addirittura, che magari sta da solo così, ehm, sicuramente sì, il concetto di funnel e il concetto di lean in primis. Mm -hmm. e, anche il concetto di data analyst. Ehm, poi non so... Ah, ok, c'è una parte, per esempio, ecco, tu... Eh, mi dicevi nel posto su Instagram che mi manca il copy e sono invece il copy... Infatti quest'estate eh, un pochino mi sono, mi sono spulciato qualche corso, bla bla bla, e ovviamente non so scrivere un H, però almeno le basi le, le, me, me le sono beccate. E, però il copy secondo me ha un impatto, perché eh, ovviamente ha un impatto, e, e potrebbe essere quel... fa parte forse di 80 ma me lo confermi tu, perché se devo andare a vendere qualcosa ed è su internet senza il copy insomma non c'è proprio, eh, proprio senso eh sì, beh tendenzialmente la tecnologia principale di comunicazione sono questi, questi simboli spesso neri su sfondo bianco che tu li guardi e hai delle allucinazioni mentali che influenzano le tue scelte quindi sì, il copy è, è importante lo è sempre stato nel marketing e probabilmente lo sarà per sempre Finché non ci spariamo le informazioni del cervello, tipo Matrix sarà la skill numero uno, sì. però secondo me il concetto invece che più potrebbe essere diciamo di ostacolo per fare mm -hmm. questo passaggio. Per, perché adesso proverò a parlare a, a, come voce di sviluppatori, ma perlomeno per me è stato così, e forse anche per altri. Nel senso, che i sviluppatori sono smanettoni, sono, cioè, gli piace fare, fare cose, mm -hmm. cioè, se, se io tipo devo guardare uno sviluppatore, deve guardare l'ora non guarda l'orologio si fa il sito web che mostra l'ora preferisce farselo da solo perché può e perché, perché può, può. E, um, il concetto fondamentale secondo me è che devono riuscire ad abbandonare questo uh, faccio tutto questo e poi da qui comincio a vedere come va mentre Approccio l'in e faccio una pagina, mezza orrenda con un tasto che è finto che porta un type form e tutto questo è gratis, la schiacchi su Erocu gratis, e sai subito se quella stupidaggine che stavi sviluppando perché t'andava alle 3 di notte ha senso oppure no. Questo cosa secondo me, invece è un, forse l'ostacolo che potrebbe incontrare qualcuno, perché ehm, non lo so, perché per esempio quando magari parlo con eh, i miei ex colleghi universitari o magari amici così, mi dicono ma, ma che vuol dire? Cioè, ma che perché devo fare un bot su Messenger per capire se posso vendere? Ma fammi fare questa cosa, ma è l'idea geniale che ho, ma che stai di... mm -hmm. E questo secondo me eh, potrebbe essere un ostacolo perché, eh, come ti ripeto, noi siamo proprio uno smanettoni che preferiamo fare tutto a mano, no coda a chi, cioè tipo, no, ma... noi facciamo tutto. Ma ripeto, perché potete, questo è il vostro superpotere, allora... la vostra debolezza. Esattamente. Visto che posso, eh, ma che mi frega, lo faccio, e... e... Nell'illusione no? che il tuo tempo non vale un euro, tipo... tanto finché non ci spendono un'ora in pubblicità è tutto gratis. No, amico, sono tre mesi ah, no. che lavori a questo progetto, non... ma che sei scemo. Esatto, esatto. Prendo non ci vediamo questo. da un anno, non è gratis. <ride> no, no, è vero, è vero. È tutto vero. È tutto vero, questo è il, del, il concetto diciamo, che in primis apprenderei e cercherei di, 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 di assimilare in tutto. Poi... Allora, scusa, scusa, mi viene in tempo. mente tra l'altro questa cosa, è la stessa cosa che dicevamo con Leonardo nella live sugli startup weekend, mm -hmm. che dicevamo che il team ideale c'ha qualcuno bravo in grafica, paradossalmente lo sviluppatore rischia quasi di affossarti perché con la sua smania di dire no, 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 ma lo facciamo sul serio in otto ore lo consegniamo domani Hai ragione, e funzionerà mi ricordo, infatti, quel, <ride> mi ricordo quel pezzo lì infatti ho detto Dio, quasi quasi intervengo poi ho ripensato perché <ride> cioè, ha ragione su tutti i fronti ci sta lo sviluppatore e ti a fare mette a fare di tutto sì, 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 è tutto <ride> vero tutto vero intanto ringrazio ho, ho appena letto uh, comunque solo 183 follower è un crimine per le informazioni che dai dovresti avere di più ti ringrazio sì. tantissimo sono contento che, che, che apprezzi insomma e, ok e ehm, altra cosa, ecco, dicevi appunto il discorso di, no, dei, dei, dei colleghi, no? tra le cose strane, per esempio un po' fuori dal lavoro che ti porta a fare il metodo Lynch, c'è tutta la parte di, di discovery, di scoperta. No, quindi, appunto, uh -huh. prima ancora, anche se sei super forte a programmare o conosci mille tool che te lo fanno fare gratis, eccetera, prima ancora di fare, devi capire cosa devi fare perché mettersi a scrivere codice, mettersi a costruire anche un prototipo, e questo tra l'altro sarà uguale, il no code, tra parentesi, esaspera questo problema, perché prima potevano solo gli sviluppatori, solo loro potevano fare sta cazzata. Con Zapier adesso tutti possono fare questo errore, perché tutti possono costruire prodotti, prototipi, MVP, no? Quindi fare la, il prodotto finto senza sviluppare, e quindi tanta gente che costruisce cose senza aver validato. Che va costruita quella roba là... Infatti lo step 1 sarebbe andare a intervistare... I due potenziali clienti no? E, e quindi appunto anche tu... A, a, io mi ricordo quando Roberto... Roberto una volta mi chiese... Dopo il corso eccetera... Nel tempo ci sentivamo ogni tanto... Eh, come faccio a convincere... Eh, Simone... Eh, a fare le interviste? Come faccio a convincere gli altri... Che vale la pena fare. Le, cioè, che dovrebbero smettere. che dovrebbero venire con risposto, me. Per curiosità. Io gli ho risposto. Eh, prova a, a. a metterla in questo modo. Della serie. Tu passi tutto questo tempo a costruire questa cosa. Ma non ti piacerebbe vedere la gente che cosa ci fa veramente. Non ti piacerebbe mm -hmm. venire a vedere che, che cosa succede dopo. O che cosa succederebbe dopo, e, mm -hmm. e viceversa. L'altra cosa è. Se mentre io faccio le interviste. Tu continui a programmare, eh, eh, rischiamo di allenare l'errore. Perché mentre io sto scoprendo no. che tu che stiamo prendendo la strada sbagliata, tu continui ad andare in quella strada. E quindi c'è ancora più roba da cancellare e da buttare, non di meno, anche se io lo scopro. Quindi mentre, anche se lo faccio da solo, tu dovresti stare con le mani in tasca finché non torno e ti dico che cosa abbiamo scoperto. Certo. Eh, che è un problema che anch'io avevo da consulente nelle start-up. Cioè, la startup mi prendeva, magari, e io mettevo in dubbio delle cose che credevo fossero delle, de delle cose non validate, da controllare, da fare dei test. Ed erano tutti d'accordo sul fatto di testarle. Però nel frattempo continuavano a eseguire la roadmap di prodotto. Certo. Ma come, aspetta, esatto, aspetta. secondo il progetto sul muro, il famoso progetto sul eh muro. Sì, eh sì, sì, avevo esatto. Avevo il progetto sul Infatti, muro. poi su questo vai, magari ti faccio una domanda io pure. Uh -huh. e comunque, secondo me la risposta a quella domanda poteva essere: tu portatelo con te e vedrai vedrai che lui le prossime se le fa. Perché il secondo aneddoto di cui parlavo prima di, di cuocca eh, un, un avvenimento che ricordo è di quando tutto il team Tech uscì dall'ufficio, dalla caverna per fare the le interviste. out of the box, letteralmente, di vecchia volpe. Eh, no, proprio, perché, proprio dalla caverna Perché quello <ride> era un box, non era un building. Non hai sbagliato, <ride> era, era, era un box. <ride> eh, quando questo il team Tech uscì tutto per fare le interviste mm. perché doveva doveva capire il motivo, doveva capire il perché e devo dire che quando sono andato lì ero un po', un po' titubante pure io alla fine cioè nonostante avessi letto tutto quanto bla 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 dicevo ok sto andando lì adesso da un'altra vista a queste persone pensate che ci fanno vabbè però la cosa è ok fai la prima dici ah ammazza quante, quante informazioni incredibili che tipo non avresti mai beccato da Analytics no? il problema è quando fai la quinta tipo la decima, e loro ti hanno detto tipo con le stesse parole sì. alcuni concetti, sì, 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 sì. Dati ti vengono i brividi, è cioè vero. tipo comincia a da a freddo, dici non è possibile, questo ha detto lo stesso modo, ha sì, 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 parlato sì. del problema con le stesse parole, e la capisci, no, aspetta, cioè landing page, per esempio, uh -huh. meglio utilizzare queste parole, meglio andare a colpire quest'angolo, perché lui ha detto esattamente, um, per esempio, una cosa che mi ricordo io di Hazmataz era... Um, il problema dell'occupare lo spazio del telefono per, per i teenager ed era una cosa tipo quando lo dicevano dicevo, no, non ci posso credere perché vuol dire occupare lo spazio del telefono c'erano c'erano questi ragazzi cioè, la prima ragazza ci ha detto ci disse eh, no non, non utilizzo l'app perché sennò no finisco lo spazio sul telefono ah. la memoria proprio e l'altra cosa in realtà era incredibile era l'utilizzo dei dati <ride> Uh, quindi i dati de, uh, del, del telefono che magari a quei tempi non c'erano i 600 giga che ci stanno adesso, c'erano certo, un po' di meno vero. quindi che succede? ok te lo dice il primo, dice, ammazza questo è un po'... Oh, che cosa c'ha? che telefono c'ha? boh non lo so arriva il secondo e magari ti ripete uno dei due problemi arriva il terzo e te lo ridice uguale arriva il quarto e allora, dice aspetta un attimo aspetta un attimo giorno dopo spari una notifica push e dici... Uh, oppure non lo so sulla landing page Uh, sparare un Razz a quei tempi, Razzmatazz, RAZ occupa solamente 3 byte del tuo, mm -hmm. del, tuo, del tuo internet, boom. Aprire la mappa di Razzmatazz occupa solamente 0 praticamente, è sì, no, sì. economicissima, non c'era nulla. E eh, loro magari lì capiscono. Oppure Instagram occupa 3 giga del tuo telefono, Razzmatazz solamente 5 mega, per fare esempio. Mm -hmm. la, Dice, aspetta, eh, ovviamente non, non vanno a cacciare a Instagram quello sia chiaro, però capito, capiscono, sono dei concetti che certo. se non senti da chi lo utilizza non puoi apprendere in nessun modo. No, 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 è vero. Quindi devo dire, se, se, se qualcuno mi dovesse chiedere perché dovrei andare a fare interviste, gli direi tu dai una chance, perché poi lo capirei da solo, non, non andrei neanche a vendergliela. Sì, sì, no, sono d'accordo, è verissimo. Tra l'altro c'è uno studio, non mi ricordo di, di, di chi... Lato, sempre interviste, ma in ambito user experience design, quindi user testing, uh -huh. che dice che se non erro, fare una media di 5 user test, quindi fare lo stesso test a 5 uh -huh. persone diverse, in cui in quel caso gli fai provare il prodotto, gli fai le domande, eccetera, e evidenzia fino all'80% dei problemi che c'è sì. la tua user experience, per dire che normalmente siamo educati no, nel marketing della grande scala, della grande azienda che ti dice che devi seguire la ricerca di mercato, la significatività statistica e tutto quanto, e, e che intervistare 10 persone è una presa in giro, che lo fai a fare, non è un campione interessante. Poi ci sta il metodo link e ti dice, scusa eh, tu non c'hai tempo da perdere, non hai soldi e non c'hai certezze. Fai le cose in piccolo e se funzionano le ingrandisci. E se funzionano le ingrandisci, quindi, se non riesci ad avere conferma, a fare felici neanche 10 persone, che cazzo ti preoccupi di un milione di fatturato, un milione di clienti? E vai a sentire 10 persone e porca miseria è verissimo. Già dentro una corte di 10 persone intervistate, porca miseria, usano le stesse parole. E tu dici, ma come cazzo è possibile? Stanno dicendo la stessa cosa, nello stesso modo, e non si conoscono. E fa paura questa cosa la prima volta che la vedi. È verissimo, è verissimo. Sì, sì, è vero. Il primo impatto su una cosa del genere, sì, sì, ti apre, sì, sì. anche quello ti apre un po' eh, la mente. Eh, no, ti volevo chiedere una cosa prima, mm -hmm. sempre mi riaggancio al, al fatto del, del metodo lean. Perché nello sviluppo software, appunto, c'è cioè, secondo me questo, uh, un po' questo scoglio. Volevo sapere se, se, nella tua esperienza, ovviamente, quando facevi coaching o cose del genere. Hai eh, avuto appunto a che fare con persone che, come dicevi tu, mh, magari non, non sposando del tutto la metodologia, sono convinti che costruire il, il palazzo gigante eh, è meglio che fare eh, una stanzetta per volta. Eh, e come l'hai gestito, diciamo, insomma, come gliel'hai venduta anche lì? Allora, guarda, vabbè, quella è la, è la base, nel senso, di base tutti sono convinti che costruire il castello mm -hmm. sia meglio perché... Eh... Perché è, alla fine è quello che, 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 che ti insegnano appunto come processo e quindi viene naturale farlo così a cascata, no? E, e lì vabbè il modo per spiegarlo: a me è capitato tra parentesi di entrare in uh, riunioni con team di aziende, clienti di consulenza con il pacco di Amazon e distribuire una copia di delle in startup o di altri libri a, a ciascuno. Quindi quello è un modo e. E poi ovviamente fargli spiegarglielo, eccetera, però lasciargli la cosa tangibile uno a ciascuno. E, e quindi diciamo che il modo in cui rompi questo velo, e gli fai cambiare idea, è facendogli vedere che cosa c'è alla fine di quella strada. Cioè, della serie, mh, non siamo la prima azienda che si fa questa domanda, e, e ci sono altri casi più piccoli, più grandi, eccetera che stanno affrontando gli stessi problemi e si sono dati delle risposte, e guarda un po', quelle risposte ci hanno senso, ma non solo, se tu vai a vedere le persone da cui involontariamente prendi l'esempio, cioè i papà della Silicon Valley che hanno forgiato questa cultura, questo modello di impresa, startup, parlando soprattutto delle startup, eh, se lo sono inventato loro, cioè loro fanno così, se tu facessi una startup in Silicon Valley o studiassi Innovation Management in Silicon Valley, ci avresti come professore universitario Steve Blank e ti spiegherebbe queste cose. Quindi eh, tu stai facendo un cattivo lavoro nel limitare un modello che si sono inventati là. Sei convinto di fare quello che fanno loro? Non lo stai facendo per niente. Semplicemente perché non c'è cultura, non c'è formazione, non c'è divulgazione di queste cose, ma il metodo Lean ormai è vecchio di 30 anni. Il funnel dei pirati è stato inventato nel 2007. Era già vecchio quando io l'ho scoperto nel 2014, porca miseria. E siamo nel 2021 e il fatto che puoi cambiare la vita alla gente in Italia parlando di Lynn o di Funnel dei Pirati significa che siamo proprio, a ah, caro amico, <ride> che c'è tanto lavoro da fare, che è anche un'opportunità. No, però in generale sai che non è tanto difficile mh, convincerli del contrario. Eh, cioè fargli vedere, spiegargli bene il beneficio di queste metodologie sperimentali, veloci, agili. La cosa difficile è che credono di crederci, ma non è vero. Cioè ti dicono sì, ho capito, e sono convinti di aver capito, ma non è vero per niente. E nel senso che, per esempio, ecco come in quel caso, sì, facciamo i test, intervistiamo i clienti, mh, per esempio a me è capitato di fare interviste, che ne so, sul modello di pricing eh, di un SaaS... En con certe feature distribuite in un certo modo sui tre pacchetti e tutto quanto. Eh, che loro avevano in mente il pacchetto A se lo compra questo tipo di persona, il pacchetto B, quest'altro tipo, il pacchetto C, quest'altro tipo di persona e azienda. Facendo le interviste, già le prime otto non era minimamente vero, zero conferme, proprio dati nuovi, completamente diversi. E, e però, nel frattempo, nell'altra stanza, tutta quella giornata che stavo attaccato al telefono, eh, c'erano altre persone che sviluppavano quelle feature in quel modo distribuite in quei pacchetti. E quindi eh, eh, in quel caso eh, un sacco di gente lo vive come vabbè. Testo per un po', poi ho capito, vado dritto e faccio il prodotto finale che c'avevo in mente. Tipo, ok, ora possiamo uscire dall'MVP e fare il prodotto finito. Eh no, se credi nell'MVP, il prodotto finito non esiste. Esiste solo un MVP estremamente più maturo. Così come nel, la, nella parte marketing, se tu credi a questa metodologia, non esiste il lancio. Lancio, perché lancio? Esatto. Esiste che lo dici a 10 persone, e poi lo dici a 15, e a 25, e poi a 30, e poi probabilmente le metti in un gruppo Facebook, però il momento zero, non esistiamo, uno, siamo su Repubblica, su Facebook, su Twitter, eccetera, non esiste, è una cazzata, Cioè, è una roba di marketing tradizionale che non ha un corrispettivo in questo modo di vedere le cose, non, ci... non lo puoi fare, sì. se ci credi, se l'hai capito. Sto pensando che addirittura peggio potrebbe essere che um, uno legge i dati, cioè uno che ha appena preso, legge i dati o sente le interviste che vuole sentirsi dire magari, mm. e quindi dice sì, ok, quindi va bene possiamo fare questa video, in realtà magari eh, sta leggendo un po' eh, i dati come, come, come gli pare insomma. Ora, e, e in questo devo dire un bug che vedo tantissimo nel marketing qui io mi tiro indietro, perché io non ho una la laurea in marketing, ho una la laurea in psicologia bitches, quindi scienze sociali Scusate, se c'è una cosa che sappiamo fare noi, sono i questionari. Cioè, l'esame di stato in psicologia cioè, serve solo per avere il permesso no, di fare terapia, quella è un'altra cosa. Di fare i questionari, fare i test. Gli strumenti di indagine nelle scienze sociali. Porca miseria, quanto cazzarola sono fatti male il 99% dei sondaggi di validazione fatti da, da sviluppatori ma anche da chi fa marketing. Sono fatti di un male incredibile e creano quello che hai detto te, che, 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 che gli fanno credere che hanno ragione. Ma perché la domanda era: lo compreresti? Sì, no. Ti piacerebbe una cosa che fa questo? Sì, forse sì, moltissimo. Cioè, no, questo è per fare un esempio stupido, però eh, è chiaro che se fai le domande, se, se poni male le domande, se lo strumento di indagine per analizzare, così esatto. come l'intervista, è fatta male, i dati che raccogli sono dati sporchi e quindi prendi decisioni sbagliatissime. Ed è, è verissimo, questa è una cosa che succede sempre. Eh, io infatti mi, mi, mi. come si dice? mi mi fa sempre paura, ogni volta che mi capita no? sai il classico post nel gruppo facebook salve sto lanciando un progetto se mi rispondete al questionario per una ricerca ci clicco e vedo tipo che cosa che ha fatto male commento sempre tipo eh, ciao senti se ti va ti do feedback scrivimi in privato perché, no, è vero, è <ride> perché vero. stai andando contro un muro proprio pesantissimo se non cambi sì, quelle domande sì. La, Spreghi il doppio del tempo perché fai, fai più delle interviste sì. E poi dopo sviluppi, eh, sì, però sì. il risultato è sempre lo stesso, sì, no, quello è verissimo. E anche nelle interviste, come dicevi tu, bisogna stare attenti a come si pongono, cioè, ovviamente è un metodo per fare le interviste. Eh, bisogna stare attenti a come si fanno le domande, perché, come dici tu, eh, c'è sempre la trappola del cioè, la risposta è quella, è quella di ti posso dare se la domanda me la poni così, eh sì. quindi Sì, bisogna stare attenti. Intanto c'è cioè, Pier Quinto dice più Ryan Lavesque per tutti, giusto? È giustamente l'autore di Ask, se non lo sa lui come si pongono domande per validare, ci sta. E... Che tra l'altro è un libro semplicissimo che consiglio molto. Cioè la prima metà, mm. se non vi fate sapere la storia della sua vita, la potete buttare. Eh... Però ecco, Ryan Lavesque è una persona che viene dal mondo dell'affiliate marketing, no? di un altro tipo di marketing, non c'entra niente con la startup, l'innovazione, però a buon senso parla degli stessi sanissimi principi. Cioè, validare, non lo fa partendo dalla Silicon Valley e dall'innovazione, lo fa partendo da, oh, io, devo, io dovevo scoprire nicchie profittevoli, facevo così, ecco il mio metodo. La prima metà del libro è la sua storia, la seconda è il suo metodo, è super mega interessante. E, e poi io mi interesso di psicologia e sociologia. Un'altra live, potresti parlarne o crearti un altro canale? Non penso che mi creerò un altro canale, però, assolutamente sì, mh, assolutamente sì, perché è anche un tema collegatissimo a quello che facciamo, lato marketing, prodotto, anche perché. Comunichiamo e vendiamo ad altri esseri umani. Quindi, se bene o male, non sai come funzionano, oltre al fatto che fa, fa bene, aumenta la consapevolezza, ti permette anche di comunicare meglio perché il computer che elaborerà quegli input, cioè il cervello, è, ha delle regole, funziona in un certo modo. Quindi, assolutamente sì. Io sarei super interessato al, al, al tema, perché proprio a me del, del marketing in generale. Mm -hmm. Eh, la cosa che, mi, che più mi ha interessato è proprio la parte psicologica, le leve che si utilizzano per fare, eh, per fare praticamente tutto, perché come dici tu, quando vai a vendere a una persona, se sai come funziona, se sai quali leve toccare, è molto più semplice. Per esempio, anche questa qua, secondo me, è una cosa che un, uno sviluppatore potrebbe, eh, potrebbe quando, quando entra in questo mondo del marketing, vedersi qualcosa sulla psicologia, le leve che si utilizzano, è un... È un plus, è un plus, secondo me. Ora, su questo ti do un consiglio live, nel senso che mi viene in mente... Eh, C'è un ambito che io conosco molto vagamente, eh, ovvero quello della PNL, la programmazione neurolinguistica, che si basa, e ti consiglio in questo di andare a, alle fonti Bundler e non ricordo eh, l'altro come si chiama... Eh, perché so che poi è un ambito dove si è creata una fuffa, un macello psicomagico, inutile, senza basi. Quindi leggi dei libri, quelli vecchi, quelli veri. Però si basa tutto su un approccio computazionale alla mente: cioè uh, no, considerare il cervello come fosse un computer e con le dovute conseguenze. Quindi sì. magari pure questo potrebbe essere un, un, un tassello per avvicinare alla, al neuromarketing, sì. alla psicologia, eccetera. E già che siamo, abbiamo citato dei libri. Eh, io a questo punto. Ti chiederei quali sono dei libri che, che ti, hanno, ti hanno svoltato eh, la carriera oppure, comunque, sono attinenti un po' con le cose di cui abbiamo, di cui abbiamo parlato. Allora, mh... allora sicuramente, ah, come dicevo, ovviamente, per, per me, che sono uno sviluppatore, quando ho iniziato a leggere libri per um, arrivare al marketing e psicologia, anche quelli appunto, che per voi magari sono più base. Per me erano, eh, eh, mi aprivano gli occhi, diciamo. E secondo me tra i libri più, mh, più interessanti e che ogni tanto rileggo, non so, tra l'altro l'ho letto in italiano, inglese, non lo so, in tutte le lingue, è eh, quello di Cialdini, che ovviamente penso che tutti quanti qua. Eh, Principi della persuasione? Sì, esatto. Secondo me è proprio un libro che dovrebbero leggere proprio tutti, cioè anche le persone, anche mia madre dovrebbe leggere Cialdini. <ride> eh, quando mi chiede perché. Uh, non ci stanno i biscotti della Nutella, <ride> sono finiti. <e> quando <ride> arrivano, vabbè, la gente se li finisce. Dovrebbe sapere sì. qual è il principio. Per cui. Uh, un altro, se non sbaglio, sempre sulla psicologia eh, o simili, dintorni, che è quello di, di uh, Carnegie, mm -hmm. uh, tipo come farsi, uh, come, come, come trattare gli altri, sì, come, come trattare o influenzare, non mi ricordo gli altri. E farsi gli amici esatto, esatto. Ehm... E poi, invece, relativo più magari all'in o comunque a capire le cose importanti da fare. Mm -hmm. Ti direi l'80-20 Immortale di, di Barry Marshall. Beh, mm -hmm. che e, sì, in generale sì. ti, ai ti, ti aiuta a razionalizzare qualsiasi cosa tu, tu stia mm -hmm. facendo. Esatto, e in più invece, per chi fosse interessato, proprio questo non è un libro. Ehm, C'è una parte ehm, relativa allo sviluppo proprio di un prodotto da 0 a X milioni l'anno, di una cosa del genere. È eh, una serie di articoli di Brian Balfour eh, in cui parla del product market fit e dice che questo product market fit non è sufficiente, eh, tant'è che lui. Oltre al fatto che questo product market lo inverte e quindi dice di partire dal mercato, quindi è un market mm -hmm. product fit, Vero. Eh, poi utilizza altri fit che sono necessari eh, per, poter, eh, per poter avere un, un prodotto che ha, che ha senso. E questo poi non so ti giro il link e te lo rigiri in chat perché altrimenti non sai come girarcelo. Sì, sì, oppure comunque anche nel video YouTube lo mettiamo sotto. Ok, lo, lo mettiamo diversamente sì, sì, lì. Tra le risorse. È una serie secondo me molto interessante. Sono 5-6 articoli, ma si leggono tranquillamente e c'è anche il video eh, esplicativo. E secondo me è molto sensato per chi dovesse fare un prodotto da zero. Ehm, è sicuramente una, un plus che gli può dare una mano. Sì, sì, che poi lo do Piano, perché lui il suo approccio è proprio il product market fit è rotto. Ecco la soluzione. Sì, esatto. Esatto, però però è, è... Però effettivamente interessante, sì, sì, molto interessante anche quello. Sì, sì, sì. a questo punto, palla a te, vai. Eh, guarda, allora riguardo quello che abbiamo parlato, eh, mi viene in mente sulla parte di verticale, sulla parte di, di scoperta iniziale di validazione, eh, sempre della letteratura lean, cioè eh, lean customer development che parla della fase di, di, di rapporto col, col cliente, che poi no, è, è quello bello della parola chiave, no? che si passa dallo sviluppo del prodotto allo sviluppo del cliente, eh, perché se il cliente non è pronto a ricevere il prodotto, eh, che prodotto fai? Quale prodotto fai? No? E, e sempre della letteratura Lean, invece della parte un po' trasversale, sulla parte di sviluppo prodotto, Lean User Experience, eh, mm -hmm. Che è un approfondimento anche là sempre di, di questo ambito lato prodotto affrontato in maniera lean e, e poi lato Libri c'è questo libro che sto leggendo eh, andando completamente contro il titolo, eh, faccio proprio sfrutto il momento. Che è questo libro qua, L'Arte della Pazienza di Raffaele. Che in barba diceva il titolo: in realtà sono già arrivato a metà. Eh, perché c lunedì Raffaele lo intervistiamo e quindi volevo. Eh, volevo finire il libro in tempo E ce la farò e, Quindi in realtà l'autore di questo libro Sarà, sarà qui eh, Ospite eh, su, su Twitch Prossimamente e, Tra l'altro per chi non, non lo sa eh, O non si è ancora registrato Vi incollo l'evento in chat al volo e, No però a parte questo eh, Nella parte che ho letto Non ho ancora finito Il tema come avrete capito è la pazienza È un tema un po' contrariano rispetto a, al tema della velocità, infatti parleremo un po' di questo paradosso. Però è interessante perché, perché mh, i prodotti digitali, giustamente per avere obiettivi di marketing e di crescita, no? mirano a usare quelle logiche della mente di cui parlavamo per renderti sempre più appiccicato, no? E, e un modo per renderti più appiccicato, più fedele, è darti tutto subito. Il food delivery, eccetera, eccetera, la gratificazione istantanea. E solo che c'è una misura in cui questo è interessante nel breve termine, però c'è anche una misura in cui ci, ci fa male, perché sfrutta questa, quelle nostre leve mentali per darci, per darci poi delle abitudini malsane. E quindi Raffaele con questo libro fa un po' un passo indietro, ci dà anche tanti studi psicologici che tra l'altro conosco eh, nel parlare dell'effetto dei social media sulle persone, la gratificazione istantanea versus magari no. Eh, anche la una sana sopportazione della noia o del lavoro prima di arrivare al risultato, eccetera, ed è, ed è molto interessante. Eh, sì, esatto, no, è molto interessante, e, e quindi niente, eh, lo consiglio onestamente per quello che ho letto perché ci ho trovato tanto, tanto anche delle, eh, di cose che ho studiato in, in psicologia. Eh, tra l'altro, per risponderti, no, Goleman non lo, lo, lo conosco di nome, eh, sicuramente, qualche libro, forse sulla leadership. Può essere che è famoso lo conosco, ma non l'ho mai letto, quindi non ti saprei dire. E, però lo conosco. E, e niente, quindi lo conosco. Lo, 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 scusate, lo conosco, lo, lo consiglio. L'arte della pazienza di Raffaele. E, ok, forse, Intelligenza emotiva di Coleman. Ecco, forse sì, forse quello conosco. Sì, sì, sì. Allora sì, è quello, quello il titolo che conosco bene. E, ok. No, comunque consiglio anche moltissimo la serie di articoli che ci dava Ciano perché sono. Eh, non è che sono veramente contro il prodotto market fit alla fine anche Brian Bell è un marketer quindi deve fare clickbait fa i titoli sensazionali eh, però lo approfondisce tanto in maniera non banale per cui magari ci sono cose che credevi di aver capito ma non è vero e lì lui andando ancora più in profondità te le fa vedere chiaramente eh, per cui non è solo prodotto in mercato ci sono tante cose implicite e nascoste che pure quelle esatto. devono quadrare assolutamente esattamente Va bene, a questo punto io mi avvierei ai saluti. Abbiamo fatto il nostro con i libri, ci siamo. Eh, grazie a tutti per averci assistito, averci fatto domande, aver partecipato. E come dicevo, Ciano non sarà l'unico sviluppatore che porterò qui. Quindi, se vi, se vi interessa il tema, insomma, sicuramente tratteremo altri aspetti di questa cosa con altre, altri personaggi, 24 Forse Venex, che si occupano di sviluppo. E intanto, sta scrivendo. Potreste fare per ogni live una sorta di Google Doc con takeaway con link e suggerimenti di letture? Sai che c'è? Sì. E metterlo solo nel gruppo Telegram? Solo per chi ci segue sul gruppo Telegram. Però, sì, assolutamente sì. E... Benissimo. Domani live alle 21.30. Esatto. Domani penso che faremo Lama, eh, domande e risposte alle 21.30. Ci sarò io. Sì, assolutamente. E quindi sì, come dice Vecchia Volpe, questo è hacking per davvero eh, Già esatto. Portiamo l'hacking, quello, quello serio, con l'H maiuscola. Grazie mille Ciano per essere stato qui con noi Grazie a te, grazie a tutti Spero che sia stato meno traumatico di quanto poteva sembrare stamattina Spero sia stato utile <ride> Bene anche, anche se il tuo post sull'unicorno ha fatto aspettative tipo così, quindi... <ride> Eh vabbè, vabbè Eh perché anch'io sono un marketer alla fine, devo fare come. Devo... Devo portare i click. Questi click Hai venduto la live esatto? Va bene, grazie a tutti, grazie davvero e buona serata, ci vediamo domani alle 21.30 a fare questo test di live in tarda serata. Ciao ciao, ciao a tutti.